Resterebbe ancora da dire l'ultima cosa sul versetto 24-25, che sono, uno, il 24, uno schiaffo terribile alla pratica della famiglia patriarcale. Ancora oggi gli specialisti si chiedono da dove verrà questo versetto. È contro ogni logica di allora, naturalmente, è contro ogni tradizione sociale e culturale dell'epoca. Perché nel concreto cosa succedeva? Il papà di lui mette gli occhi su una famiglia che pensa possa essere amica e solidale con la sua famiglia e alleata per certe cose, eccetera, e si mette d'accordo. Quanto vuoi per tua figlia che la do a mio figlio? Che i due siano d'accordo o non d'accordo, che si conoscono o non si conoscono, è insignificante di solito. E in certe zone c'è ancora questa abitudine. E allora voglio tot. Allora quello paga. La donna entra nella casa del marito a servizio della famiglia dalla mattina alla sera. A servizio del marito dalla sera alla mattina. E la giornata della donna cominciava prima che sorgesse il sole e finiva dopo che il sole era tramontato, anche d'estate, non appena d'inverno, perché l'inverno è per chiuderci, anche d'estate. Era compito suo tutto. Non c'era spazzare la casa più di tanto, perché la terra, per cui, Però l'acqua, curare le provviste d'acqua, era compito suo, mica dell'uomo. La legna, il lavoro, tutto il lavoro. L'uomo fa il guardiano. Era una vita dura. E alla sera, quando ognuno si ritirava sulla sua coperta, a servizio del marito. Questa era la realtà. E qui cosa dice? Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre. L'uomo, non la donna, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Si usa la parola carne per dire un'intimità totale, fisica e spirituale. Come nel versetto 7 si dice anima, qui è tradotto creatura vivente, ma il testo ebraico dice anima vivente, si dice anima per dire essere umano, perché si parla del corpo, è vero o no? Essere umano completo. 3000 anni fa usavano le parole in modo diverso dalle nostre. All'inizio del capitolo l'uomo è detto anima, alla fine è detto, si parla di carne, di corpo, quindi per indicare l'unione spirituale, per dire che l'uomo è fatto di... al corpo, ma c'è anche lo spirito, che è essere umano quando i due, tutti e due, perseguono lo stesso scopo e realizzano l'incontro, soprattutto l'incontro all'unisono. E qui notate, c'è la prima vocazione di ogni coppia, ma questo non lo sapevano gli ebrei che hanno scritto, lo sappiamo noi. I due saranno una carne sola, restando due. Non è che uno debba immedesimarsi nell'altro, lui resta lui, lei resta lei, ma insieme fanno uno, fanno coppia. Ecco, gli ebrei che hanno scritto questo versetto non potevano neanche immaginare che questo era il secondo modo per Dio di rispecchiarsi nell'uomo. Lo crea a sua immagine e somiglianza per potersi rispecchiare a livello personale. Ogni essere umano, maschio o femmina, ha questo dono dentro di sé, capacità di conoscere, amare e relazione. In quanto uomo e donna insieme, chiamati a far coppia, a diventare coppia, diventano segno. Cioè, più che segno, rendono Dio presente ogni volta che nel loro essere coppia diventano uno. Chi è quell'essere che, pur essendo fatto di tre, è uno solo? Lui! E qual è quell'essere che, pur essendo due, restando due, può diventare uno? Per qualche momento, almeno ogni tanto. L'uomo. Ogni volta che questo avviene, questa è la seconda vocazione dell'uomo, in quanto coppia però, stavolta. Non personale, ma come coppia. Ogni volta che un uomo e una donna, unendosi in un atto d'amore, diventano uno, di rendere presente Dio. Fossero anche due mangia Dio, due atei spudorati, non importa. E facci sé. E la sape o no? L'interesse o no? È bellissimo questo, Dio che si rende presente nel mondo perché così ha deciso Lui, perché così vuole Lui. Che noi lo sappiamo e diamo importanza, che ci teniamo o no, non gliene frega niente. Cerca di dire questo a certe persone che proprio sputano su tutto quel che è Dio, eccetera, dici, ma la cosa racconti? Sì, Berta, se fatti sé, se riesci a essere uno insieme alla tua donna in alcuni momenti della tua vita, in quel momento tu rendi presente Dio sulla terra. È lo spirito che lo dà da sempre a tutti in modo anche inconscio, anche se non lo sanno. Per il discepolo di Cristo invece è chiamato ad accoglierlo in modo cosciente, giusto? Questo è un regalo che Dio ha fatto alla coppia umana, indipendentemente dalla coscienza che ha della realtà e della presenza di questo Dio. Che avvenga perché c'è lo spirito dentro, è pacifico. Ma non occorre che i due lo sappiano, non occorre, perché anche se non lo sanno, anzi anche se bestemmiassero anche solo a dirglielo, ma se diventano uno nel dato d'amore, in quel momento
a loro scorno, se vuoi, ma diventano segno, occasione di presenza di Dio sulla terra. È un dono enorme. Ma questo lo sappiamo noi cristiani, perché sappiamo che Dio è così. Non è che lo sappiamo solo a livello di ragione. Purtroppo. Esatto, è vero. Scusate, ultima cosa. I due erano nudi e non avevano vergogna. Perché? Perché la nudità è logica nella intimità. E Dio ha creato l'uomo e la donna capaci di intimità. Non come estranei. Il vestito è diventato una necessità quando l'uomo è diventato estraneo uno all'altro. E spesso anche addirittura concorrente o nemico. Davanti all'estraneo, davanti al concorrente, davanti al nemico, ti devi difendere. Ma questo succede anche oggi, e non solo sul piano fisico, ma anche sul piano morale e spirituale. Se tu ti metti in mano al primo che capita, rischi grosso nella vita.